Il Papa è atterrato alle 11 nella base aerea a Lisbona dopo un volo di oltre 3 ore da Roma a Fiumicino. Ad accoglierlo ai piedi della scaletta è il presidente portoghese De Sousa, con il quale ha avuto un incontro privato nel palazzo presidenziale, quello a Lisbona. È il 42esimo viaggio del Papa per la giornata mondiale della gioventù, la prima dopo l'emergenza Covid. Per gli organizzatori, oltre 1 milione di giovani da tutto il mondo si ritrovano per promuovere la pace, l'unità e la fraternità tra i popoli. Faremo ancora chiasso, ha detto il Papa ad alcuni giornalisti, riferendosi all'appello che fece ai giovani in occasione del primo raduno.